Pronto, si comincia al benvenuti al secondo appuntamento serale qui dallo Sporting Club Ostiense, calcio a 7, Gazzetta Football League. Si affrontano Benevento Monza. Subito il primo pallone per il Benevento. Gioca con De Cristofaro. Piccinin. Fatta la rimessa per il capitano De Cristofaro. A vedere Pagnotta, allarga bene per Sendane, eccolo qui, prima conclusione, primo brivido per il 23. Va la battuta a Celletti, fischia l'arbitro, due uomini solo in barriera, forse uno schema, era perfetto per Bruno il suggerimento. Centralmente a cercare De Ida, stoppa molto bene 21 Marcega. Centralmente sembrava volesse tirare Montella, bella conclusione, molto attento il portiere del Benevento. Seconda chance ancora una volta, ricomincia il Monza con Sperandio, la tengono contro Sendane che aggredisce. Allora si ricomincia ancora da dietro, la perde, adesso Serrecchia, serve perfettamente Sendane, finta, poi va col destro, smorzato, seconda chance per il 10. Da parte il capitano Sperandio, testa alta, guadagna come al solito metri, centralmente il suggerimento è perfetto per Marcega, grande intervento del portiere. Tiene col fisico Pagnotta l'aggressione di Montella. Poi De Cristofaro due volte, supera due uomini in questo modo. Serve Jacobini che prova direttamente in porta. Non ci sarà recupero. Allora si ripartirà dallo 0-0 tra Benevento e Monza. Un primo tempo abbastanza divertente. Ammissione di colpa da parte di De Cristofaro che giustamente dice il pallone era in corner, Jacobini scappa, 3 contro 2, prova a tagliare il campo centrale, Sendane deve provare la conclusione col mancino, smorzata, era tutto buono. Pagnotta prova a guadagnarsi qualche metro, il numero 23 vede Sendane che la tiene. Ancora Pagnotta. De Ida tiene il possesso, serve Piccinin, allarga, perfetto, dove c'è Sendane, mette il pallone per Jacobini, grandissimo intervento del portiere che nega l'1-0 al numero 7. Ancora una volta Sendane, bene per De Ida, prova a tornare da Sendane. Riparte il Monza, molto bene Montella, centrale per Sperandio che perde la chance di cambiare il gioco, il pallone gli ritorna, aspetta il movimento del compagno, poi taglia verso l'area, va col mancino, deviato di Cristofaro, calcio d'angolo. Pallone messo in mezzo. Riparte Sendane che scappa, prova a superare un uomo, cade a terra, si fa vedere Jacobini, Sendane sul destro, altro grande intervento. Bene per Sperandio, busta, parte Sendane, si fa vedere Jacobini, eccolo servito, il numero 7, manca lo stop, Sendane ce l'ha sul mancino, eccolo qui, l'1-0 per il Benevento, sbloccano la partita al 39esimo. Ancora De Cristofaro, profondo, Sperandio scappa, riesce a superare un uomo, conclude col destro, di poco, ci prova Sperandio, col destro, deviata dal portiere e poi non entra, calcio d'angolo.
De Cristofaro per Sendane, Jacobini ce l'ha, il pallone esce, 23 Pagnotta che la mette in calcio d'angolo, ultimo minuto di gioco, conclusione col mancino, eccolo qui il gol della parità di Di Iorio, 1-1.